Radio Radicale, siamo con il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove per parlare con lui sia di quello che succede oggi pomeriggio alla Camera, ma anche dell'atto di sindacato ispettivo dell'onorevole Costa. Allora, oggi l'onorevole Costa ha chiesto un chiarimento su come si svolgono le indagini su alcune inchieste e come si svolgono le conferenze stampa in cui vengono annunciate le inchieste. Allora, lei che cosa ha risposto a questa richiesta dell'onorevole Costa e che tipo di lavoro state svolgendo per evitare il tema di cui si parla in tutti questi giorni, cioè le gogne mediatiche nei confronti, dei presunti colpevoli. Ecco. Guardi, è un tema importante, un tema sullo quale vi è stata anche una direttiva europea, un tema rispetto al quale abbiamo adeguato la normativa italiana, garantendo maggior segretezza, delle indagini, garantendo e tentando di spezzare quel cortocircuito mediatico per cui si spettacolarizzava la giustizia italiana, pur senza deprivare la magistratura, ci tengo a precisarlo, di un solo strumento di indagine. Garantire gli strumenti di indagine non significa garantire la spettacolarizzazione della giustizia, che tanto male fa all'onorabilità sociale dei presunti innocenti, soprattutto se poi sono innocenti, ma tanto male fa anche alla percezione che hanno i cittadini italiani della giustizia italiana. Stiamo monitorando che effettivamente le procure abbiano colto la novella legislativa che prevede, fra l'altro, che le conferenze stampa siano l'estrema ratio e che debbano essere autorizzate. Abbiamo monitorato a campione delle procure e il monitoraggio sta dando esiti diversi a seconda delle procure, ma insisteremo su questa battaglia che mi pare di civiltà. Senta, con quale criterio avete scelto? Mi sembra 13 procure, 13 procure. Con quale criterio sono state A campione. a campione? Sì. Ok, quindi diciamo non è una cosa. Non c'è alcuna idea di andare a verificare quella procura piuttosto che quell'altra perché vi erano, come dire, degli indizi. Semplicemente si sta verificando per il tramite di questo monitoraggio che si sia intesa la portata della novella legislativa che, ripeto, tutela la presunzione di non colpevolezza di qualsivoglia cittadino italiano, pur senza deprivare la magistratura di un solo strumento di indagine. Senta, oggi pomeriggio arriva in aula come primo punto all'ordine del giorno la prescrizione. Allora, per porre un po' rimedio a tutto quello che abbiamo visto nella scorsa legislatura. Allora, con quale spirito si arriva in aula? Vedo che oggi ci sono qui anche esponenti del settore della giustizia dell'altro ramo del Parlamento. Immagino che ci sia parecchio interesse sulla proposta di legge Costa. Ma io credo che questa proposta di legge renda finalmente giustizia. Nella scorsa legislatura abbiamo assistito a un ircocervo giuridico, a un Frankenstein giuridico. Il ministro Cartabia, della cui autorevolezza giuridica nessuno può discutere, doveva però tenere assieme una borracciata maggioranza fatta dai giustizialisti del mondo pentastellato e dai garantisti di Forza Italia. E quindi, senza aver avuto il coraggio di archiviare definitivamente l'infausta e sgrammaticata pagina bonafediana che voleva un universo concentrazionario di indagati e imputati a vita con la fine della prescrizione, ha però introdotto la improcedibilità in appello. Tradotto, i più gravi processi di più grave allarme sociale si sarebbero tutti prescritti in appello. Noi vogliamo ripristinare invece, banalmente, la prescrizione sostanziale, che è collegata come tempo per prescrivere alla gravità del reato e alla pericolosità sociale del reo. Mi pare un diritto del cittadino italiano, anche perché la spiego così ai cittadini italiani. Se il signor X ruba un pacco di patatine in un supermercato e viene visto dalle telecamere e fermato dagli agenti di servizio del supermercato, beh, 7 anni e mezzo, secondo me, sono più che sufficienti per accertare se abbia rubato o meno. Non possiamo far vivere un universo concentrazionario per cui sei indagato a vita. E che atteggiamento si aspetta dalle opposizioni in aula ed è preoccupato dalle polemiche che ci sono sulla giustizia? Per esempio, ecco, Costa che ha presentato una proposta di legge che riguarda gli atti delle comunicazioni giudiziarie. Viene attaccato, insomma, non da tutti, ma da molti quotidiani, c'è cioè una sorta di gogna mediatica che è un po' un tema che è all'ordine del giorno.
Nella mia cultura, nella mia antropologia, la speranza sopravanza sempre la ragione. Quindi mi auguro, ma solo mi auguro, non è detto che lo creda, in un rapporto dialogante con le opposizioni, così come dovrebbe essere qualsivoglia riforma della giustizia, perché interessa me, te, lui, gli altri, destra, sinistra, centro, alto e basso. Se vi è questa tensione morale si potrà divenire alle migliori conclusioni, se non vi è il centrodestra tirerà dritto con quelle che ritiene essere proposte nell'interesse del cittadino di riforma della giustizia. Grazie, la ringrazio Andrea, ringrazio il sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro Delle Vedove. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Andrea, cosa voglio, eh?